digiuno, signora. Lo faccio mangiare. Veramente pure mia figlia ha telefonato, dice mamma c'è il programma, no, non abbiamo potuto truccare. No, già era da letto. Signora, ma mi dica, telespazio vi tiene compagnia? Sì, sì. Ma no. Alla fine... Sì, no, sì. No, io ho sentito l'urlo, ho detto... E suo marito? Oh! È mio marito, signora, lo faccio urlare un'altra volta, per favore. Lo faccio urlare. Ancora! Gridi! No, lo faccia gridare, sì! Le case sono vicine, sì! Signora, ma siete in un condominio voi lì? Signora! Signora! Ma quando l'ha sposato, signora? Era pure tardi! Ma suo marito quando l'ha sposato, no? Il prete cosa ha detto? Tu, Jane, vuoi prendere come marito il qui presente Tarzan? E lei cosa ha risposto? Oh, se mi... regia, mi ha passato un filo la musica in sottofondo perché sento poco loro, grazie. Poco poco. Signora, facciamo, grazie così, benissimo. Facciamo la scena della chiesa, signora. Mi porti vicino a sé suo marito. Marito, Tarzan, vieni. Vieni qua, Tarzan. Vieni, vieni Tarzan, avvicinati. Allora, io in questo momento mi trasformo in uno che può dire, come dire, mi può sposare, dai, vi risposo. Quanti anni di matrimonio, signora? 22 anni. 22, e sa, tra 3 anni, signora, si arriverà a 25. Fatti il conto, mi sono sposata il 20 agosto, l'87. 87, siamo, ecco qua, il 20 agosto di quest'anno, signora, saranno 22. Quindi tra 3 anni, signora... Dovrete comunque... È le nozze d'argento, signora. Però noi, io adesso vi risposo. Vi risposo un'altra volta, signora, ok? Ce l'è il suo marito. Allora, Tarzan. Tarzan c'è, Tarzan? Grida. Oh! Ok. Allora, quando io dico Jane, Jane mi dice sì. Quando dico vuoi Tarzan prendere la tua Jane, mi fai l'urlo. Siamo qui nella chiesa. Non voglio essere blasfemo. Piano, piano, piano. Aspetti perché anche la mia scimmiettina vuole guardare, eh? Vuole sapere che fate. Allora, siamo in questa casa che non è una casa poi di quelle religiose, eh? Però noi possiamo fare anche quelle cosette, ok? Siamo pronti, voi cari amici a casa, state per assistere al primo matrimonio in diretta televisiva. Cose che non sono mai successe. La prima volta è nostra, in diretta televisiva, ma nel senso che io vi sposo da qua e voi siete a casa. Sono le ore? Tarzan. Le 9.30, le 21.30 del 6 gennaio e 37 per essere precisi. È giusto, dice la bambina, dice sì. 21.37 del 6 gennaio 2009. Adesso stiamo per risposare Tarzan e Jane. Allora, Jane, dopo tutte le banane che ha preso per te, dopo tutte le discese dalla liana che ha fatto per te, dopo aver combattuto abbondantemente con Sandokan, dopo aver superato le tigri, ecco, le tigri, i leoni, i puma, Gio Marotta e tutti gli altri, tuo marito è pronto a sposarti. Vuoi prendere il lì presente Tarzan come tuo sposo? Dimmi sì o no. Sì, dica sì. Tarzan. Guardami, Tarzan. L'unica donna che non ti ha mai tradito. L'unica donna che non ti ha mai fatto nulla perché lì ci sono solo animali. L'unica donna che ti ama più della tua liana. Signora, la bambina però, date un calmante alla signora. L'hai finito. Ascolta, ascolta, senti questa musichina. Buona lì. Allora Tarzan. Tarzan, sei pronto? Tarzan, vuoi prendere la tua Jane come sposa?
E adesso, Tarzan, ti do una possibilità che da 5 anni non avevi. Signora, spegnete e lasciate la bambina guardare il televisore. Andate a sistemare l'altro televisore in camera da letto, per piacere. E ditemi se si vede. No, per l'incudine non si vede. Ah, quello. Potevate prendere la palla al balzo. Grazie, facciamo così, mandatemi un saluto a tutta la Calabria, dai, gridate! Ciao! Ciao! Oh, Tarzan! Tarzan! Posso mandare un saluto a una persona? No. Perché? Alla mia suocera! Come si chiama la suocera? Martella Maria Carmela! Come? Martella Maria Carmela! E salutala, salutala, vai, 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 vai! Vai così, perfetto, di ho sposato, cara suocera, di nuovo tua figlia, hai capito quanto sono innamorato di lei? Sì. Allora, caro Tarzan, ci sentiamo dopo perché la notte prosegue. Va bene, caro, va bene. Ciao, a proposito di Tarzan, di tigri, di Malesia e di quant'altro, la nostra tigra, ma quella vera, quella che fa le cose sul serio, quella che ogni notte diventa la perfidia personificata, stasera non c'è. Voi direte, ma perché? E sapete, e sta sistemando delle cose, ritorna domani con la sua grinta, con la sua perfidia che fuoriesce dal vostro televisore. Oh, domani sarà una puntata di quelle speciali, da non perdere, quindi non c'è problema, noi andremo avanti ancora, sarà una puntata della Befana così semplice, io ho voglia di stare con voi, voi spero lo stesso, perché ci piace passare un 6 gennaio di quelli frivoli, leggeri, tanta aria fritta, chi se ne frega, mica dobbiamo stare lì a fare le cose giganti, le cose importanti, però domani sera non mollate Telespazio, perché domani sera sarà puntata di perfidia speciale. Noi intanto ci teniamo un po' di compagnia, come dice il nostro regista, anche perché tra un po' di giungla, tra un po' di quello, tra un po' di quell'altro, noi siamo qui a stare sempre con voi. Sentiamo se c'è qualche altro in linea. C'è nessuno o mettiamo una bella canzone? Pronto, vai! Pronto? Buonasera! Buonasera! Buonasera, sera, sera! Come stai? Io sto bene, and you? Bene, bene, grazie! Tu come stai? Bene! Stai bene? Cosa stai facendo? In questo momento che fai? Sto guardando te! Stai guardando me? E da dove guardi? Dalla televisione? Sì, ma da dove? Hai una Catanzaro? Da Catanzaro! Ma da qua vicino? Sì. E quanto dista casa tua dalla televisione? Sì, non è che io volessi che tu ti trovassi qua con noi, che venissi a raggiungerci. No, volevo saperlo. Non è che dovevi, potevi, perché forse hai chiamato e non volevi che la mamma lo sapesse. E richiama ancora. Tanto avete capito, questa è la televisione che fate voi, semplicemente, spontaneamente, con tanta libertà, libertà di pensiero. C'è qualche altro in linea? Pronti? Pronto, buonasera. Buonasera. Ciao. Sono Paolo da Reggio Calabria. Chi sei? Paolo da Reggio Calabria. Ciao, caro Paolo, sai che avevamo bisogno un po' da Cosenza, un po' da Catanzaro. Adesso ci vuole una spruzzatina di Reggio Calabria. Reggio Calabria è vitale, no, stasera? Sì, sì. Cosa hai fatto in queste vacanze? Perché ho saputo che a Reggio si sono fatte delle cose meravigliose, tanti veglioni, tante situazioni particolari. Raccontami, dai, raccontaci, facci sapere. Beh, diciamo, a inizio dicembre avevo fatto una vacanza. Sì, dove sei stato? Tunisia. Ah, bello, non ti sei portato però l'amico Tarzan, eh? No. È quello un errore, vedi? Tunisia, cosa hai fatto lì? Raccontaci un po'. Siamo stati in un villaggio bellissimo. Bello. Ma tanti turisti italiani o un po' italiani, stranieri? No, di tutte le parti. Ah, caspita. Ma è vero che quando si va al villaggio, se sei, come dire, un italiano, hai una spinta in più? Eh sì, diciamo che siamo siamo un po' famosi lì. Siamo un po' famosi per essere Tarzan, vero? In tutti i sensi. Allora, Tunisia, quanti giorni? 7 giorni. 7 giorni. Facci sapere, anche perché si parla di crisi, si parla di tutti questi problemi, no? Sai, non esco perché è il problema dell'euro, non spendo perché crisi. Ma
quanto costa farsi una vacanza oggi?